Saturday morning, jumped out of bed. Ciao ragazze, allora questo è un nuovo video e in questo video vi mostrerò come riuscire a fare un trucco con semplicemente quattro... Allora, come primo prodotto essenziale, secondo me, scusate questo ciuffo un pochino, come primo prodotto essenziale secondo me appunto è questo correttore illuminante della Rimmel London, è buonissimo, è il Matte Perfection ed è lo 060 Natural Beige, secondo me è fantastico ragazze, e quindi lo utilizzo sia come correttore che come illuminante. Un altro prodottino che non può mancare è questo eyeliner con apposito pennellino che è della L'Oréal Paris, ok, ed è lo 01 Pure Black, ve l'avevo fatto vedere anche in un haul. Un altro prodottino che non può mancare è il mascara, e io utilizzo questo qui della Rimmel London Scandal Eyes, buon prodottino. E infine, come potete vedere, vado a utilizzare questo rossetto, che è lo 02 di Bella e Bella, ed è questo bellissimo prugna, bello scuro, in quanto questo, diciamo, questo autunno e questo inverno si utilizzeranno questi rossetti abbastanza scuri. Anche se comunque sulle labbra resta sempre quel filino più chiaro. E niente, vi lascio al video e spero che vi sia anche d'aiuto per riprodurlo come un make-up che può essere utilizzato magari quando si ha fretta, quindi si possono utilizzare quattro prodottini, quindi è semplicemente una linea dell'eyeliner e un rossetto e un po' di mascara. Il trucco è veramente semplice, infatti. Quindi vado a prendere il mio correttore illuminante e lo vado a mettere. Allora, sulla palpebra mobile e fissa, proprio per andare a rendere tutto omogeneo e a illuminare il viso. La metto anche sotto, la metto nell'angolo interno dell'occhio. Stessa cosa nell'altro occhio. Poi dove vado ad illuminare, illumino un poco qui. Ovviamente così. E io utilizzo un prodottino sia per correggere che per illuminare. Quindi con il colore delle dita lo andiamo a stendere. E già comunque ho cominciato a notare che il viso prende un colore diverso, tra virgolette. Cioè io poi sembro rinata. Poi è un prodotto abbastanza facile da lavorare e mi sta piacendo veramente veramente tanto, perché mi riesce a coprire quelle occhiaie che ho. Ok, adesso come secondo prodottino io vado ad utilizzare l'eyeliner, questo qui in gel della L'Oreal, che è lo 01 Pure Black, con il suo apposito pennellino, quindi neanche faccio uso di altri pennellini, solamente quello apposito, perché appunto c'era direttamente nella confezione, e vado a tracciare semplicemente una linea del liner.
No. Mi raccomando, se avete questo eyeliner, non andate a chiudere la palpebra, se no succede questo. I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we'll be boys. Standing at the altar. Oh, we will run away to another galaxy, you know. She's in love with me. She'll go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day that I die. Tough luck, my friend, cause the answer's still no. And why you gotta be so rude? Ok, dopo aver messo l'eyeliner, aver aspettato, spero che si asciughi, perché qui se no, cioè, ci sporchiamo tutti. Infatti è una delle pecche di questa eyeliner. Ok, allora adesso io vado a mettere il mio mascara, questo qui, lo Scandalize. Ok ragazze, dopodiché invece vado a utilizzare il rossetto che vi ho mostrato prima. Ok, e niente ragazze, questo è il semplicissimo trucco che si riesce a fare con questi quattro prodottini che vi ho fatto vedere.